Pesaro, dopo 6 lunghi mesi di chiusura, lunghe code di ragazzi che, a parte qualche ribelle, erano muniti di mascherine, hanno ripopolato il campus scolastico, il quale si è anche riempito di motorini e biciclette. Tanti, infatti, sono stati quelli che hanno scelto i mezzi autonomi per arrivare a scuola, poiché temevano il trasporto pubblico. Molti sono stati inoltre gli investimenti fatti dalle scuole per ottenere una maggiore sicurezza, come il termoscanner posizionato all'entrata del liceo Marconi, che è solamente un primo step del percorso che i ragazzi hanno dovuto fare per arrivare in classe, dove hanno trovato per la prima volta i banchi monoposto. Sparisce quindi l'idea di scuola come sempre è stata vista finora, e con essa anche la figura del compagno di banco, così importante per gli studenti. Ad attenderli poi nei vari plessi, oltre ai percorsi attentamente indicati da transenne nastro adesivo, c'era anche la cartellonistica, che indica quali sono i comportamenti da tenere. Numerose le postazioni di gel igienizzante. Ci apprestiamo quindi ad un nuovo modo di vivere la vita scolastica, in questo periodo di convivenza con il coronavirus, contando anche sul senso di responsabilità dei ragazzi. Come sono organizzate le classi? Chi è in presenza e chi invece no? Dunque, oggi entrerà il 50% della classe. Di ogni classe, facciamo ad esempio, 30 alunni, 15 sono qui in presenza e 15 sono in questo momento a casa che seguiranno a distanza la didattica della giornata. E cosa succederà ai ragazzi che non rispetteranno le regole, quindi distanziamento sociale, mascherina, eccetera? Ma io conto davvero tanto sul senso di responsabilità dei nostri studenti. Non sono bambini, sono ragazzi grandi. Sono ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni e sono davvero in grado di essere compartecipi del sistema che assicura a tutti, diciamo così, una certa protezione. Non credo che dovremmo intervenire con sanzioni disciplinari, tanto per capirci, davvero non lo penso. Vuole fare un augurio ai ragazzi? Ah, beh, l'augurio a tutti noi, ma veramente grande. Comunque, ragazzi, in bocca al lupo, dai, che ce la facciamo. Inoltre, questa mattina, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha visitato numerosi istituti, dai nido alle scuole medie, accompagnato dall'assessore alla crescita, Giuliana Ceccarelli, dall'assessore all'operatività, Enzo Belloni, e dal garante regionale dei diritti alla persona, Andre Nobili, con l'obiettivo di augurare un buon primo giorno e un buon anno scolastico a tutti gli studenti. Sono molto soddisfatto, la partenza a Pesaro di tutti gli ordini e gradi è stata positiva, non ci sono state criticità e quindi, come dire, siamo ripartiti bene ed è importante continuare bene, perché dovremo essere molto prudenti per alcuni mesi, fin quando il virus non sarà sconfitto, fin quando non ci sarà il vaccino. Quindi viva la scuola, viva la prudenza in questo caso, e però insomma grande soddisfazione per essere riusciti a fare quasi tutti i lavori previsti nei tempi. In particolare alla scuola media Dante Alighieri di Pesaro si è svolta la consegna del manuale anti-Covid per gli alunni al minisindaco. Stamattina per noi è un giorno molto importante, perché dopo tanti mesi finalmente abbiamo rivisto i nostri alunni e i nostri ragazzi. Un grazie a loro, che saranno sicuramente responsabili e avranno sicuramente fiducia nella scuola. C'è stata anche la presenza del nostro mini sindaco stamattina, che istituzionalmente, in uno scambio simbolico, ha preso un impegno da parte di tutti gli alunni della Dante Alighieri con le istituzioni e con la scuola a mantenere e a seguire tutte le norme di prevenzione. Questo libricino è stato fatto per noi e ci prendiamo l'impegno di rispettare tutte le norme per il coronavirus. Siamo molto felici ed emozionati di tornare a scuola, dato che per noi è stato comunque un duro colpo,